visitabili in tutte le stagioni e ideali per una breve gita fuori porta sono i borghi della regione del Veneto, vero e proprio patrimonio culturale e paesaggistico inestimabile. Accroccati sulle montagne, affacciati sul mare o immersi nella campagna, il Veneto vanta ben 15 località degne di nota, insignite della bandiera arancione del Touring Club o del marchio Borghi più belli d'Italia. Dall'atmosfera medievale di Borghetto sul Mincio a Malcesine che mira il lago e ne offre uno dei migliori panorami, e poi San Giorgio di Valpolicella, Marossica, Arqua Petrarca, Soave e Montagnana, celebre per la sua cinta muraria ma anche per il prosciutto veneto DOP. Spostandoci nella provincia di Venezia si distingue la pittoresca Caorle, poi Porto Buffolè e Chioggia, ancora oggi un incantevole villaggio di pescatori. Per concludere con Asolo, Follina e Cison di Valmarino nella provincia di Treviso e poi Sottoguda e Mel nella provincia di Belluno. I requisiti? Il borgo deve aver mantenuto l'integrità del tessuto urbano, l'armonia architettonica, la vivibilità del borgo, la qualità artistico-storica del patrimonio edilizio pubblico e privato e deve offrire servizi al cittadino. Luoghi quindi dove il legame tra uomo e territorio è stato preservato e valorizzato e oggi offrono al visitatore un'esperienza unica, fatta di tradizioni, folklore, buon cibo e vino pregiato. A visitarli un turismo sempre meno di nicchia che predilige esperienze slow, dove ad andare a braccetto con le bellezze paesaggistiche e culturali c'è la componente enogastronomica. Un turismo in evoluzione quindi, dove la regione del Veneto riesce a distinguersi ancora una volta.